il genitore a volte incombe nell'errore di imporre esclusivamente il proprio pensiero, poiché è il detentore di autorità. Il genitore è la sua guida e lo deve aiutare, lo deve dirigere, ma non gli deve imporre le azioni o le emozioni. Nella relazione educativa, il genitore deve mettere in pratica due approcci: l'accompagnamento emotivo e l'ascolto attivo. Che cos'è l'accompagnamento emotivo? Si configura come la responsabilità del genitore di sorreggere il bambino nella conoscenza di sé e del mondo. Come si mette in pratica questo accompagnamento emotivo? Sicuramente il genitore deve camminare in parallelo al bambino, senza cercare di imporre delle aspettative o dei bisogni che in qualsiasi caso saranno diversi da quelli del bambino, ma cercarlo di renderlo padrone della propria vita, dei propri stati d'animo, delle sensazioni, cioè di aiutarlo a riconoscere le emozioni e i pensieri. Le figure di riferimento guidano il bambino verso la realizzazione della propria vocazione e significazione del mondo. Il bambino discriminerà le situazioni o gli oggetti basandosi sui giudizi di valore espressi dal genitore. Ma come si esprimono questi giudizi di valore? Sicuramente sono importantissime le emozioni, perché le emozioni comprendono sinteticamente, è necessario associare un evento oppure una situazione, un oggetto, ad un'espressione facciale che denoti se questo provoca piacere o sensazioni negative. I bambini, per riconoscere le emozioni, devono farne esperienza. È uno strumento adatto per esprimere le emozioni e per rielaborare degli eventi, dei traumi, oppure semplicemente delle azioni quotidiane. Lo strumento adatto è il burattino, che mette in scena proprio delle situazioni che sono care al bambino o che in qualche modo deve superare e metabolizzare. Il bambino poi sarà sicuramente aiutato a riconoscere queste emozioni, soprattutto se riesce ad ascoltarsi. Il bambino si ascolta se il genitore è il primo ad ascoltarlo, ma attraverso un approccio di ascolto attivo. Può essere diretto o indiretto ed è privo di influenze culturali e sociali. Non è giudicante. È difficile che i genitori, le figure di riferimento, siano obiettivi davanti al proprio figlio. Ed è difficile superare lo stereotipo che un bambino piccolo non capisce. Questo non è vero, ma sta alla sensibilità dell'educatore di andare oltre la logicità e la forma e rintracciare i reali bisogni del bambino. Se voleste approfondire il mondo delle emozioni, comprendere come si può sviluppare una competenza socio-affettiva, un libro che posso suggerirvi è L'intelligenza emotiva di Daniel Goleman, che spiega in modo dettagliato il mondo delle emozioni.